Continua la battaglia della Lega Nord in Parlamento per la tutela del Made in Italy. Che cosa chiedete? Ma noi chiediamo che i prodotti realizzati, confezionati, ideati da noi vengano riconosciuti, cioè che dal prodotto alimentare a qualsiasi altro bene ci sia la possibilità di rintracciare chi l'ha ideato e chi l'ha realizzato, in modo tale da tutelare il consumatore. L'esempio dei prodotti agroalimentari è evidente, laddove consumiamo dei beni che non sappiamo dove vengono prodotti, con quale caratteristiche, con quale sicurezza alimentare, ma come possiamo parlare di quelli agricoli, il discorso va esteso a tantissimi altri che devono avere un'origine, e il fatto di sapere qual è l'origine garantisce anche poi il consumatore, che può scegliere liberamente di acquistare prodotti fatti dal vicino e quindi dare lavoro a chi in questo momento ne ha bisogno e non all'azienda cinese, thailandese o americana che sia. Quindi ci sono due aspetti fondamentali: il primo è quello della sicurezza dell'origine dei prodotti e il secondo è quella a tutela del lavoro, per far sì che la nostra economia non diventi quello che purtroppo sta lentamente diventando, ovvero un deserto.